cosa pronta. E per il battesimo, da celebrarlo in casa per far più degna la festa. Il signor parroco stesso ha mandato qui alcuni arredi della chiesa. Ah, per far più degna la festa. Veramente, signor parroco, non mi aspettavo che lei potesse dire così. No, ecco, intendo che città è nudo, sa, di tutti i signori più in vista, celebrare in casa la festa. Non le sembra più caro, signor parroco, che qualcuno possa dare l'esempio di quell'umiltà per cui davanti a Dio non ci sono né poveri né signori? Ma nessuno vuole offendere Dio celebrando un battesimo in famiglia! E via, scusa, pare che sia un proposito in te di guastare tutto! Ostacolando sempre quello che propongono gli altri. È curioso, sai, che proprio tu ti mischi in queste cose e ci faccia la lezione. Per carità, signor, chiedo, non mi far fare la voce grossa, che cosa vuoi, la mia professione di fede? Non voglio niente io. No, se ti sembra un'ipocrisia. Non ho detto ipocrisia, mi pare un puntiglio, Ma vuoi entrare nel mio sentimento, ma che cosa ne sai tu? Comunque, guarda, voglio ammettere, tu creda che io non do importanza all'atto del battesimo. Ma a maggior ragione, perché se il battesimo non è per me, né per il bambino, voglio che sia compiuto come si deve, cioè che il bambino, senza alcun privilegio che offenderebbe l'atto stesso, vada in chiesa al fonte battesimale. E poi è curioso che fate dire queste cose a me davanti al signor parroco, che non può non ammettere quanta devozione, solennità ci sia in quest'atto compiuto nudamente nella sua degna sede. Ah certo, non c'è dubbio. Poi non ci sono soltanto io. Poiché parliamo del bambino che prima di tutto appartiene alla madre, sentiamo anche lei. Pregate la signora di venire qua un momento. Oh, non parleremo io né voi, Lasceremo parlare al signor parroco. No, ecco, no, veramente avrei più caro che parlasse lei, signor Baldovino, che parla così bene. Beh, io mi ritiro, dirà lei le mie ragioni come meglio crede, naturalmente voi direte le vostre, deciderà la madre in piena libertà, si farà quello che la madre deciderà. Oh, eccola. Signor parroco. Le mie congratulazioni, signora. Signore, per quanto riguarda l'organizzazione del battesimo. Signor parroco. Signor Baldovino.